cos'è? Una mirrorless? Mi hai cambiato? Non mi posso dire, un attimo solo, scusate. Non ti trovi? Ma è la prima volta che l'ho avuto stamattina. Tante novità. Grazie. Grazie mille, grazie. Ci accomodiamo di qua un attimo. Ok, va bene, grazie mille per essere qui questa mattina, è un momento importante. Arriviamo, sì, infatti sta arrivando. Siamo pronti per lanciare un progetto che questa amministrazione ha voluto fortemente, di contribuzione al riavvio delle attività all'interno della nostra città. Ieri sera è stato un momento emozionante, siamo ripartiti con un evento in città che non si vedeva da molto tempo, ma che è stato organizzato in una fase particolare, che è quella dell'emergenza post-Covid, cioè il cinema all'aperto. È stato un successo di pubblico perché il sold out è stato raggiunto in 48 ore, segnale del fatto che le persone della nostra comunità hanno voglia di uscire, hanno voglia di stare insieme, ovviamente nel rispetto della normativa, tenendo conto di tutto quello che sta succedendo nel corso degli ultimi mesi, in questi giorni. Però insomma questa voglia di ricominciare a vivere in maniera con una parvenza di normalità è sentitissima, e nell'ambito di queste iniziative oggi presentiamo un'iniziativa importantissima, e sono molto contento che siano qui con noi alcune dei protagonisti dell'evento che stiamo per presentare, e oltre alle persone che sono l'anima pensante ed operativa di questa iniziativa. Partiamo con tre giovedì del mese di luglio, in cui un numero rilevante di esercenti della nostra città, siamo arrivati a 50, si è messo in gioco con noi per partecipare a questa iniziativa di apertura straordinaria serale. E ovviamente non può essere finalizzata a se stessa se non accompagnata con una serie di ulteriori iniziative che vengono svolte in città. Alcune di queste le potete vedere qui, ma c'è anche molto altro in ballo, la cosa verrà presentata nei dettagli dalle due persone che sono qui con me, che ringrazio per il loro lavoro. Ringrazio Giacomo Pessa, che è il manager del distretto, e Marco Bressanin, che è il presidente della Proloco, che, come dicevo prima, si sono spesi fino all'ultima, direi anche goccia di sudore, data la giornata, lavoro di facchinaggio che hanno dovuto fare per riuscire a trasportare nel Salone d'Onore queste magnifiche gigantografie, che sono parte integrante della serie di attività di contorno, attorno a quello che è un evento dedicato allo shopping. Quindi abbiamo la possibilità di cominciare a fare un ragionamento come se il centro di Rovigo fosse un vero e proprio centro commerciale a cielo aperto, con un'organizzazione che stiamo cominciando a costruire tutti insieme. Sono sicuro che questo è solamente il primo passo di un percorso che sarà molto articolato e che nel corso delle prossime settimane ci darà delle importanti soddisfazioni, ne sono fermamente convinto. Questa amministrazione ha creduto molto in progettualità di questo genere. Ripeto, non ci fermeremo certo qui, l'idea è quella di continuare a sperimentare, perché abbiamo bisogno anche di inventarci modelli nuovi per mettere a frutto le potenzialità che questa città ha, e quindi partiamo con questa iniziativa e vedremo nel corso delle prossime settimane come integrare ulteriormente, utilizzando gli spunti che ci provengono dai protagonisti, che sono gli esercenti della città, messi a frutto insieme alle possibilità che l'amministrazione e le persone che collaborano con l'amministrazione mettono a disposizione. Quindi io intanto vi ringrazio per essere qui, partiamo da Giacomo e dopo diamo la parola a Marco. Giacomo Pessi. Sì, buongiorno a tutti. Oggi presentiamo la fine di un percorso e l'inizio di un altro, un percorso che si, diciamo, conclude. A me piace sempre ragionare per step, quindi è un lavoro che si conclude grazie alla
collaborazione, quindi è collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e associazioni locali, quindi in questo caso Proloco, perché appunto c'è stato un percorso che abbiamo fatto assieme per la realizzazione di queste iniziative. La partecipazione è un secondo punto al quale sono molto legato, cioè la partecipazione di moltissimi imprenditori locali. Il sindaco ne citava 50, ma sono un po' più di 50 in realtà, solo di attività legate allo shopping, quindi tutto il mondo dei pubblici esercizi, diciamo, è extra, logicamente sono aperti sempre. Partecipazione perché per 10 giorni ho fatto il classico porta a porta per andare a capire le volontà e le esigenze degli operatori. Purtroppo non sono riuscito ad andare da tutti, ma il messaggio è arrivato a tutti. E la volontà c'è, siamo tutti di 50. Volontà, voglia di fare, l'apertura serale appunto è la fine di un percorso ma l'inizio di un altro, l'inizio di un percorso che appunto, come diceva prima il sindaco, speriamo diventi un centro commerciale naturale e che in qualche modo abbia avviato appunto un percorso dove la collaborazione e la partecipazione tra i soggetti legati a un territorio, in questo caso il centro di Rovigo, possa essere virtuoso per tutti, soprattutto per le imprese. La terza parola magica è shopping, cioè imprese, cioè i protagonisti di queste iniziative, contrariamente a quanto si fa di solito, dove i protagonisti sono gli eventi o le singole iniziative che vengono fatte in un centro e le aperture serali sono a latere di questi eventi, diciamo le solite notte bianche, i protagonisti di questi giovedì saranno proprio le imprese. Quindi al di là di queste gigantografie per allietare il visitatore a farsi qualche foto, qualche selfie da veicolare nei social come promozione in diretta di questi giovedì, e come vedete shopping a Rovigo, c'è scritto dappertutto che sarà l'hashtag di riferimento, i protagonisti saranno le imprese. Ogni impresa avrà, che ha aderito a questa iniziativa, avrà un segno di riconoscimento, cioè una stella grande, un metro per un metro, davanti al proprio negozio. E visto che ha creduto in queste iniziative, avrà fatto una serie di agevolazioni durante i giovedì grazie alla collaborazione con la Proloco e l'amministrazione. Come per esempio durante i giovedì, ma poi lo dirà meglio Marco Bressanini che è presidente di Proloco, ci saranno visite guidate ai luoghi cinematografici della città, piuttosto che alla Torre Donà, piuttosto che altre micro iniziative. Io mi taccio, quindi ci vediamo giovedì prossimo e promuoveremo questa cosa sui nostri canali social. Grazie Giacomo, do la parola a Marco Bressani. Intanto grazie per essere qua, per noi come Proloco, io rappresento appunto, sono presidente della Proloco di Rovigo, l'associazione, che ha come suo obiettivo di collaborare con gli eventi, con la città, soprattutto puntare da un punto di vista culturale, quindi dare una lettura culturale sempre maggiore alla città, perché puntare sulla cultura per noi vuol dire anche dare una forza, una opportunità anche economica alla città stessa. Sappiamo che è una città che ha una forza attrattività culturale, questa rimane per sempre, non solo durante le giornate dell'evento che ci devono essere, però se rafforziamo la cultura, l'attrazione delle nostre attività culturali in città, poi questo è qualcosa che rimane, porterà turisti, perché sappiamo che magari degli eventi, uno sconto, si possono trovare in altre città, ma i nostri monumenti li abbiamo solo qui. E quindi automaticamente, valorizzando i monumenti, valorizzando quello che abbiamo, anche i settori collaterali come il commercio ne traggono beneficio, ma ne traggono beneficio per tutto il periodo dell'anno, non solo per l'evento. Ma per fare questo bisogna promuovere la nostra città tramite appunto gli eventi. Quindi, agganciandoci un po' a quella che era l'iniziativa del cinema, abbiamo deciso come Proloco di dare una lettura, quindi di creare delle visite guidate legate appunto al mondo del cinema, perché la nostra città ha l'opportunità, che poi Michael ci spiegherà, che è l'autore, uno degli autori per quanto riguarda l'organizzazione di queste visite culturali legate al mondo del cinema. La nostra città ha dei luoghi, ha tanti luoghi, tanti quanto da poter creare tre percorsi
differenti, guidati di circa un'ora, vero, ma 40 minuti, 45 minuti, quindi tenere le persone impegnate per questo tempo, tra i 45 minuti e un'ora, in tre percorsi differenti, legati sempre al mondo del cinema, e credo che questa sia la direzione giusta che deve prendere la Proloco, insomma, cioè dare alla comunità un aiuto per quanto riguarda appunto la sua mission, che è la parte culturale e anche sociale. Però adesso parliamo della cultura, quindi abbiamo come Proloco delle novità nel direttivo. La Proloco è sempre aperta ai giovani, quindi ecco, colgo l'occasione per invitare a iscriversi alla Proloco, soprattutto i giovani, perché la nostra volontà è quella di creare un gruppo giovane di volontari che possono dare ma anche imparare dalla Proloco stessa, legata al mondo della cultura, quindi della visitazione, ne abbiamo bisogno. E niente, quindi faccio l'appello, sono a parte i tesseramenti e basta, insomma. Quindi spero, certo che queste serate, che contributo insieme al distretto e all'associazione di categoria, queste serate avranno un successo, e quindi ringrazio tutti per questa collaborazione sinergica, che questa è anche questo un altro obiettivo, cioè trovare delle sinergie in modo da poter portare avanti coi mondi del commercio, dell'artigianato, della cultura, tutti gli eventi che si svolgeranno da qui in poi a Rovigo. Noi siamo qua per dare solamente il nostro contributo. Se Michael vuoi... Sì, lascio la parola a Michael Miazzi che ti spiega un po' i percorsi. Sì, grazie Marco. Ecco, i percorsi in origine dovevano essere due, dopo il materiale in fase di studio ha permesso di creare un terzo percorso. Questa possibilità deriva anche dal fatto che fortunatamente all'interno della Proloco il gruppo si sta allargando e consolidando, per cui abbiamo anche delle competenze in campo artistico, culturale, storiografico che ci permettono di fare questi percorsi, questi accompagnamenti guidati nel centro, tutti di taglio diverso. Ecco, il primo, il giovedì prossimo, sarà una Rovigo a Marcord, sui luoghi fisici dove si trovavano i teatri e i cinema, poi perché la tradizione dell'uno sfocia nell'altro, in centro storico, anche quelli all'aperto. Abbiamo trovato anche materiale fotografico che ci permette di ricostruire quindi una mappa urbana della cinematografia e dei luoghi appunto dedicati alla settima arte. L'altro percorso invece è dedicato ai set di un film iconico, Cornetti alla crema, che ha tutta la prima parte girata qui a Rovigo con la Fennec, con Rino Banfi, un film dei primi anni 80. Sarà anche però una Rovigo in rosa, perché accanto ai set di questo film abbiamo cercato di valorizzare alcune figure al femminile importanti per la storia del cinema italiano. Ne cito una su tutte, che è Dria Paola, nata a Pitteo. Lei era figlia dei allora titolari del Bar Borsa ed ha recitato nel primo film sonoro italiano nel 1930, quindi una figura sicuramente da valorizzare della nostra città. E l'ultimo percorso invece più a tinte fosche, noir, quindi film drammatici, registi importanti anche ancora operativi nel nostro territorio, Ferdinando De Laurentiis, che hanno raccontato anche le tinte più drammatiche, ma anche noir, da Gotico Padano, nella nostra città, il capoluogo, e anche la provincia circostante. Un documentarista anche importante avrà spazio in questo ultimo percorso, che è Florestano Vancini, che gira alcune scene del suo film dedicato al delitto Matteotti. E per concludersi anche questo con una sorpresa che ci sarà, e non la riveliamo, in ogni serata a conclusione del percorso diversificato, come diceva prima Marco, in ogni serata. Quindi chi partecipa all'uno può benissimo partecipare anche agli altri, perché i contenuti sono tutti diversi.
Grazie mille, è stato posto in evidenza un punto fondamentale, lo ricordava prima Giacomo. L'idea è quella di rovesciare il quadro, non è un'occasione in cui a fianco di eventi di natura culturale o comunque di spettacolo le attività commerciali e di artigianato di prossimità in città rimangono aperte per approfittare dei flussi di persone che si muovono in città, ma è esattamente il contrario. Cioè partiamo da un'occasione di visitazione delle attività commerciali della città e aggiungiamo un calendario di potenziali eventi per allietare comunque la visitazione della città. In quest'ottica i veri protagonisti sono ovviamente gli esercenti. Allora io volevo chiedere, non abbiamo organizzato una scaletta, però vedo alcuni rappresentanti di associazioni di categoria, ci sono importanti rappresentanti del mondo del commercio e dell'artigianato cittadino, quindi io chiederei magari una parola di saluto e anche di ulteriore illustrazione della modalità con cui queste serate si svolgeranno durante il mese di luglio. Prego, grazie. Sì. Beh, buongiorno a tutti e grazie della presenza. Beh, per quanto riguarda Confesercenti, noi abbiamo fatto in modo che il consenso da parte dei commercianti fosse più largo possibile, coinvolgendo il più possibile appunto le attività a sostenere questo tipo di iniziativa, di situazione, perché è chiaro che più il plateau delle attività è vasto e più chiaramente poi l'iniziativa riesce bene e quindi il coinvolgimento da parte della cittadinanza è chiaramente coinvolgente. Sarà quindi nostro intento continuare su questa strada portando avanti questa politica sempre di sinergia e di piena collaborazione con l'amministrazione, con la Proloco, in piena sintonia con tutte le attività che verranno proposte come distretto, visto che appunto fin dal principio ci si sta muovendo con fervore e con entusiasmo, quindi questo lo recepiamo come ulteriore stimolo per fare in modo che nelle prossime iniziative ci sia comunque un'adesione ancora più ampia e ancora più significativa. Assolutamente, grazie. Cercando insomma di coinvolgere sempre più attività. Grazie mille. Abbiamo anche Ascom, CNA, con noi, se vogliono aggiungere qualche cosa, noi siamo qui in funzione, ovviamente. Buongiorno a tutti. È chiaro che non facciamo altro che riprendere quello già detto dal Presidente della Confesercenti. È un momento importante per la città di Rovigo perché comunque riprende una serie di attività che animano il centro storico e finalmente porta, forse è l'intento di riportare una vita più tranquilla rispetto a quella che abbiamo visto e vissuto negli ultimi mesi. Grazie, devo ringraziare veramente di cuore il manager del distretto Giancarlo che in realtà ha ottenuto dei risultati veramente significativi nella raccolta delle adesioni da parte degli esercenti delle attività, che è partito un po' in sordina e invece poi ha avuto veramente dei risultati molto molto significativi. Questo speriamo sia il punto di partenza per incoraggiare tutti nell'entusiasmo di riportare in centro quella vivacità che grazie anche all'amministrazione comunale e speriamo anche all'attività delle associazioni dove cerchiamo in qualche modo di coinvolgere e si avvii, diventi importante per animare non solo questi mesi estivi ma anche la ripresa dei prossimi mesi dell'anno nuovo. Grazie. Grazie mille, abbiamo anche con noi il rappresentante del CNA perché sono esercizi commerciali ma anche attività di artigianato sì. E quindi insomma... Ecco, allora sì, io innanzitutto Pier Giovanni Buson della CNA, noi abbiamo accolto da subito con entusiasmo questa iniziativa, alcuni nostri associati hanno aderito e sicuramente in un periodo così particolarmente complicato
il fatto di fare delle promozioni, delle incentivazioni, di come dire, mettersi in mostra è particolarmente importante. Noi abbiamo diverse idee su anche come valorizzare un artigianato particolare, che potrebbe essere artigianato artistico o altri tipi di artigianato di nicchia. Quindi ecco, cerchiamo e cercheremo di collaborare al meglio con quello che è il Ministero del Commercio, che finora, voglio dire, ci ha dato delle soddisfazioni. Quindi ecco, siamo sicuri che poi troveranno anche accoglimento questi tipi di iniziative specifiche per l'artigianato anche all'interno di un programma di lavoro. Quindi sicuramente l'adesione è un'adesione di tutto rispetto. Come si diceva, era partita un po' in sordina, però giustamente anche gli esercenti hanno valorizzato questo tipo di attività. Grazie a tutti. Grazie mille. Ovviamente se ci sono delle richieste, delle curiosità, delle domande, noi siamo a disposizione. È stato predisposto anche del materiale informativo che verrà ovviamente aggiornato man mano che l'iniziativa andrà avanti. In questo materiale informativo c'è anche la lista dettagliata di tutte le attività commerciali che hanno deciso di accettare questa importante sfida. L'auspicio da parte di tutti è che questo numero possa aumentare nel corso delle prossime settimane. Io sono convinto che questo accadrà e che quindi avremo la possibilità di partire con un'estate 2020 un po' particolare, un po' diversa dal solito, ma che sarà in grado di darci delle importanti soddisfazioni. Quindi insomma, questo è il messaggio di fondo. Abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di lavorare, abbiamo voglia di far ripartire la città nel miglior modo possibile. Se ci sono delle domande... Ci mette, proviamo, ecco. Ci diamo i cartelloni, sfruttiamoli. Sì. Grazie. Grazie. Abbiamo una seconda